Cari colleghi, ben ritrovati e buona serata a tutti. Ci siamo organizzati, come avete sentito negli altri avvisi, con questo avviso, diciamo, settimanale. Speriamo di farlo ogni settimana con nuove dichiarazioni che devo darvi per, informarvi di tutte le nostre attività. E quindi ci tengo a sottolineare che, come tutti sappiamo, insomma, abbiamo un obbligo formativo che ci viene imposto dalla norma e quindi dobbiamo raggiungere alcuni crediti formativi nel corso di ogni anno e nel triennio dobbiamo raggiungere i 60 crediti. Questo è un fatto non secondario per la nostra attività, sia perché ci forma, sia perché ci mette sul mercato in maniera più formati, più precisi, più seri, più convincenti. E questo poi ci impone anche di essere rigidi nei vostri confronti. Noi non vogliamo essere rigidi e per questo noi stiamo cercando di organizzare in questo scorcio di inizio anno eventi formativi per colmare i gap che si possono creare per qualcuno di noi. E quindi iniziamo subito con il mese, fine mese di gennaio, abbiamo un seminario sulle nuove disposizioni per quanto riguarda le denunce di successione, con particolare ci soffermeremo sugli aspetti giuridici e procedurali legati alla lesione della legittima e lo organizzeremo nel fine gennaio, esattamente il 30 di gennaio di questo anno. Poi nel mese di febbraio stiamo cercando di organizzare nuovi eventi, le date sono ancora da concordare, ma sono lo stesso già definiti almeno nel mese di febbraio. E parliamo del nuovo Pergeo 10.6.1, APAG 2.12, e quindi su questo ci andremo a fare un bel seminario per cercare di capire quali sono gli aspetti nuovi di questa procedura, ma non solo, anche le negatività se ce ne sono. E speriamo che non ce ne sono, ma io da quello che ho potuto appurare, insomma, da queste prime sviste sulla procedura, credo che ce ne sia ancora qualcosa da mettere a posto. Sempre nel mese di febbraio stiamo organizzando un'escursione nell'azienda, una nota azienda di infissi, per quanto riguarda appunto le prestazioni energetiche, e quindi andremo a fare visita alla Schuker e faremo una visita in azienda e faremo lì un seminario proprio sugli aspetti procedurali degli infissi e perché sostituire gli infissi e quali effetti hanno sulla certificazione energetica e sugli aspetti energetici anche ai fini dei bonus fiscali. In ultimo, nel mese di marzo, stiamo cercando di organizzare, ma abbiamo già definito il mese, che è quello di marzo, poi vedremo il giorno quale sarà, sul bonus su facciate e sulle nuove disposizioni per i lavori edili in copertura, secondo appunto il decreto legislativo 81-2008. Quindi questi sono gli aspetti più importanti in questi primi scorci di mese di anno. Dopodiché stiamo organizzando ulteriori iniziative per quanto riguarda gli aspetti della legge sismica, cioè nel senso delle procedure di snellimento, lo stiamo seguendo in regione per snellire quello che è l'iter dell'autorizzazione sismica, stiamo cercando di fare altri incontri e sollecitare la regione sulla legge urbanistica, anche questa molto molto importante, quindi stiamo cercando di lavorare. Io l'aspetto che cerco di mettere in evidenza, abbiamo un obbligo formativo e noi lo stiamo rispettando, cercando di fare eventi gratuiti, seminari gratuiti per tutti quanti noi, per cercare di trovare e di dare il massimo dei crediti in maniera anche gratuita. Ovviamente non trascureremo i corsi, che faremo lo stesso, ovviamente i corsi saranno anche a pagamento, ma noi l'obbligo che abbiamo è quello di darvi una formazione continua, a volte, più delle volte, gratuita. Perciò io vi prego di seguire questi seminari che noi con tanti sforzi stiamo cercando di dare a tutti voi. Io vi ringrazio e vi saluto. Un abbraccio e buona serata.